vediamo come fare un ottimo pastone integrale ottenuto dalla trinciatura dell'intera spiga, cioè composto dal tutolo di mais e dalle cariossidi, esclusa le brattee. Con la superficie eccedente, una volta avvenuta la trinciatura del nostro cantiere di silo mais, o nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nel piano colturale delle superfici a mais, possiamo decidere di destinare questo mais in pastone integrale. Il periodo ottimale per la raccolta possiamo identificarlo come 7-14 giorni dopo l'avvenuta trinciatura del silo mais, dove avremo una granella della nostra spiga alla maturazione cerosa che ci permetterà di ottenere un pastone al 60% di sostanza secca. Durante la raccolta la cosa fondamentale è quella di controllare che la trinciatura avvenga più finemente possibile e che non ci sia la presenza delle brattee. Possiamo decidere di stoccarlo nei silo bag, comunemente chiamati budelli, oppure nelle classiche trincee. La cosa fondamentale è quella di sapere il consumo giornaliero, che ci permetterà di avere un avanzamento del fronte giornaliero. L'altra cosa che ci permetterà di ottenere un buon pastone è quella di monitorare il più possibile il compattamento della nostra trincea durante l'insilamento. Prima di utilizzare il prodotto nelle nostre razioni da vacca da latte, è bene che la temperatura del prodotto sia inferiore a 30 gradi centigradi e siano passati almeno 60 giorni dall'insilamento. L'utilizzo è consigliabile da ottobre a maggio, in quanto nel periodo estivo la gestione del prodotto risulta difficile. Perché decidere di fare il pastone integrale? Innanzitutto perché apporta quella quota di fermentescibilità che altri prodotti non apportano. Inoltre ci permette di stoccare della fibra solubile ottenuta dalla trinciatura del tutolo di mais. Un altro vantaggio è quello che andiamo a raccogliere la granella di mais in uno stadio fenologico dove non avremo la presenza di aflatossine. Seguendo tutte queste indicazioni avrete un pastone da 110 lode.